Giove attacca, Melucci risponde. È una guerra botta di comunicati o lettere, quella tra il presidente del Taranto e il sindaco della città. Se il primo, nella tarda serata di mercoledì, aveva comunicato ufficialmente il suo disimpegno, additando la massima istituzione cittadina come principale responsabile della sua scelta, non si è fatta attendere la risposta di Melucci, giunta puntuale nel pomeriggio di giovedì. Con Giove siamo alle solite, si legge, se vince i meriti sono suoi, se perde è colpa del contesto. Le sue sceneggiate non mi sorprendono più, a differenza di quello che afferma Giove, però a ciascuno di noi interessano sia il calcio a Taranto che la serenità dei tifosi tutti. Melucci a questo punto chiede a Giove un chiarimento, ci dica cosa intende per autogestione, se non ha più la forza di andare avanti, eviti di prolungare l'agonia del club e metta a disposizione il titolo sportivo, precisando tuttavia cortesemente e una volta per tutte le criticità della società e le sue condizioni relative a un'eventuale massa debitoria. Dopodiché vedremo il da farsi e saremo disposti ad aiutarlo. Adesso il clima attorno al Taranto è incandescente e la gara di domenica col Crotone, che per la cronaca si giocherà sia allo Iacovone ma a porte chiuse, passa inevitabilmente in secondo piano.